Salve a tutti amici di Disinformati e bentornati su Animal Crossing Piom Designer. Sono contentissimo che finalmente avete risposto alle mie richieste e per 2 a 1 vince il grande magazzino contro il ristorante, mentre le altre due opere non me ne è fregato niente, poi le faremo prossimamente. Quindi oggi iniziamo a giocare perché chiederemo a Fluffy di realizzare i grandi magazzini. Come vi ricorderete, l'altra volta vi ho chiesto cosa fare. Sono contento mi abbiate risposto. Ela Zimo, buongiorno. Grazie mille per il lavoro di ieri di ampliamento della scuola. Dal municipio non fanno altro che parlare della buona riuscita del progetto. Per questo motivo abbiamo deciso che sarai tu ad occuparti delle prossime ristrutturazioni. Meno male. Sostituirò mia sorella e sarò al tuo fianco per i futuri progetti di ristrutturazione. Ah, quindi ci aiuterà Fofò? Non lo so. In realtà dovrei occuparmi io di tutto, ma la mole di lavoro è così elevata che da sola non ci riuscirei. Non c'è voglia di fare un cazzo. Inoltre, gli appalti delle costruzioni sono stati tutti affidati alla Imonook. Quindi abbiamo il completo monopolio sulle costruzioni in città. E non mi aspettavo che dessero un incarico a mio fratello Fofò. Tutti questi intrugli, questi intrecci familiari, che lei è la nipote di, non lo so, di Frodolo, questi sono fratelli, non si capisce più niente. Beautiful è diventato. Sono sicura che Fofo riusciremo nell'impresa, speriamo. Sono proprio contento di avere la possibilità di lavorare con Zimo. Bene, Zimo, questo è il succo della questione. Ti darò una mano con i nuovi progetti mentre Fofo si occuperà delle ristrutturazioni. Tanto nelle ristrutturazioni non ce ne frega niente. Facci sapere se hai qualche dubbio al riguardo, va bene? Ok, direi che si può andare un attimo a studiare, che è la cosa che però non avete detto. Quindi, studiamo un secondo. Vediamo cosa c'è. Tra l'altro dovrei anche accumulare un po' di monete di gioco che stanno per finire. Avevo detto di fare, boh, opere d'arte, vai. Ho voglia di fare opere d'arte. Dice, Arte di parte è un corso in fascicoli che trasformerà il modo di vedere le opere maestre di tutto il mondo. In regalo riceverai nuovi articoli da aggiungere al tuo catalogo, trasforma ogni casa in un piccolo museo. Quindi possiamo semplicemente aggiungere quadri, statue, quindi la roba che ci rende New Leaf anche, e in effetti ci fanno vedere proprio quella. Si raccomanda un'attenta lettura per capirne tutti i segreti, diffido dalle imitazioni. Ci sarà Volpolo? Poi sarà le opere d'arte per gli arredamenti. Va bene. Andiamo a parlare con Fuffi. Zimo, pronto per un nuovo progetto? Al momento questi sono i luoghi e andiamo a fare il grande magazzino. Poi mi fate sapere per il prossimo episodio se dovevo fare ristorante, negozio o che cos'era? Boh, me lo ricorderò dopo, ve lo scriverò qui sopra adesso. E mi fate sapere. Allora, per il grande magazzino dobbiamo fare tre stanze. L'entrata, due aree vendite e area ristorazione. Quindi forse sono quattro stanze. Vabbè, ci pensiamo noi come al solito. Innanzitutto dobbiamo decidere come muoverci con gli esterni. Come pensi sia meglio procedere? Allora, sono dello stesso stile ma hanno colori diversi. Beh, ragazzi, è inutile dirlo, questo mi sembra il migliore di tutti. Perché questo sembra un'agenzia funebre e questa sembra una casa delle bambole. Quindi direi che il grande magazzino sarà così. Che è anche carino da vedere. Ottima scelta, veramente un bell'aspetto. Possiamo passare agli interni. Wow, ci sono le scale, i tapeti. Lascio tutto nelle tue mani sapienti. Allora, vediamo un attimo che stanza è questa. L'entrata. E di cosa ha bisogno? Un bancone e basta. Quindi tipo per la reception, bancone di legno, vediamo cos'è. Sì, penso sia tipo la roba per la cassa, quindi sarà una roba tipo di vestiti. Bah, vediamo un po' cosa fare. Ragazzi, come al solito lo sapete, funziona ormai sempre così. Siamo arrivati al dodicesimo episodio, non c'è bisogno che vi spieghi oltre. Faccio questa stanza, vi faccio vedere, stessa cosa per le altre, e poi vediamo quando ho finito tutto, credo. Non lo so. Vabbè, a dopo. Bene, ragazzi, ho finito l'entrata. Come avete visto, qui ho messo il tavolo dell'accoglienza, qui l'immancabile poltrona che trovate in qualsiasi ipermercato, una pianta a fianco, come luci per terra ci ho messo i quattro angoli questi qui, invece abbiamo le casse,
con ovviamente gli sgabelli, i banconi della cassa, qui ci sono gli sportelli con la chiave, tipo quando entrano i clienti lasciano la roba lì. Qui ho messo un cartello per indicare che comunque qui sopra si può entrare. Bacheca annunci, qui è una zona diciamo relax, da questa parte non c'è praticamente nulla. Prima degli ingressi porte automatiche che ho cambiato mettendo questo motivo a qua, ho messo questi cartelli. Qui un televisore, festoni, luci, apparecchi, perché mi sembravano più adatte a questo tipo di edificio. E insomma, poi ho cambiato le finestre, le tende, facendole molto aperte, molto illuminate. E nulla, adesso mi mancano tre stanze, quindi ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ho fatto una specie di boutique, sì, tipo di gioielli o comunque accessori prevalentemente femminili, e insomma ho cercato di farla abbastanza chic. Adesso cambiamo in live proprio così le tende e magari anche la porta, no, quella è automatica giustamente. Allora farei le porte, diciamo le porte, le finestre così nere, e poi ci mettiamo qualcosa di molto carino, mettiamo allora queste, perfetto. Ambiente sonoro, no, mettiamoci l'eco, va. Ok, ho messo dei vasi, poi qui c'è tipo una borsetta, uno scrigno con della roba, qui un quadro, ho messo i lampadari, questi qui, perché erano davvero i più eleganti che c'erano. Qui dei libri, qui profumi, il gioiello preferito delle nostre iscritte, che è un bel anello col diamante, tutte vorrebbero. Qui ovviamente la cassa, tutto sorvegliato dalle nostre attentissime videocamere. Adesso se il signora Fuffi si sposta andiamo a fare le altre due stanze. Ragazzi, ho fatto anche questa altra stanza e l'ho arredata a mo' di piccolo negozio, e diciamo che ci stava perché comunque siamo in grandi magazzini, qualcuno che vuole andare a fare la spesa c'è sempre. Roba classica, non ci ho messo nulla di particolare, le solite cose che avete visto nell'episodio del negozio appunto. Quindi andiamo a fare l'ultima stanza e poi ci salutiamo. Bene ragazzi, ho finito anche l'area ristorazione, come vedete mi ci sono davvero impegnato tanto, e da questa parte ho messo i tavoli con le panchine perché mi sembrava più carino da fare come cosa. Da questa parte invece ho messo i tavoli più lunghi con le sedie, se qualcuno si vuole sedere tipo per prendere un caffè, televisioni, distributore automatico, qui insegne, fiori. Da questa parte invece c'è qualche bancone magari con i dolci, con i gelati, l'area cottura, l'area caffè. Da questa parte ho riempito lo spazio con delle piante e poi ho abbellito comunque con orologi, insegne, la solita roba che uso. Una piccola nota, ho tolto le finestre perché comunque la parete, la carta da parati mi fa già vedere delle finestre, quindi ho detto vabbè, le tolgo perché tanto non servono. E direi di parlare con Fuffi perché abbiamo finito. Qui come vedete c'è anche l'insegna, la lavagnetta col menù. Ho fatto una cosa davvero molto carina, sono soddisfattissimo. Già, abbiamo finito dopo un bel po' di tempo, è quasi un'ora che sto registrando, però magari a voi saranno 5 minuti di video, quindi una rapidissima occhiata a quello che ho fatto al grande magazzino, anche se non ci farà vedere tutte le stanze, penso solo l'entrata, peccato. E vorrei dirvi una cosa, a parte ricordatevi di scegliere cosa dobbiamo fare la prossima volta, intanto ci fa vedere l'entrata come sospettavo, dobbiamo fare una recensione su questo gioco, su questo canale, e dovrebbe arrivare presto, se non è già uscita, uscirà, che carino le buste, uscirà tra pochi giorni, quindi non perdetevela se state seguendo la serie,
dovete guardare quella recensione, perché vi assicuro che ci sarà una cosa che potrebbe piacervi tanto. Quindi intanto io salto perché abbiamo già visto tutto. E ovviamente mi fate anche sapere se il grande magazzino vi piace. Davvero favoloso, è mizzica, sì. Ha voglia di fare shopping, però adesso devo andare alla stazione, al municipio, che dico. Lo condividiamo. E il codice per visitare il mio grande magazzino è 0207-7794-605, come vi ho messo in sovraimpressione. Siamo tornati, Casimira ci saluta. E dobbiamo andare a Nannina, anzi, a sederci a scrivere il resoconto. Ovviamente ragazzi, l'episodio finisce qui, io vi ringrazio per essere passati ancora una volta. Il prossimo episodio, come sapete, fa a tre mi piace su questo. Mi fate sapere, lo so che l'ho detto 16 volte, mi fate sapere cosa devo fare. Ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti e ciao!